Allora, questo incontro è soprattutto per presentare la nuova associazione, perché voi sapete, mi rivolgo qua un pochino ai ragazzi del primo anno, così entrano un pochino anche nella mentalità e nello sviluppo, nel modo di affrontare questa scuola. Ogni anno l'associazione studenti si rinnova, non completamente, ma la maggior parte degli studenti che fanno parte dell'associazione sono studenti di quinto o sesto anno, per cui verso la fine, i quasi architetti, perché sono più esperti, conoscono bene, ormai hanno capito come funziona il meccanismo della scuola, quali sono i rapporti anche con i vari docenti e soprattutto quali sono le possibilità che hanno, che sono abbastanza ridotte, nel poter esercitare questa bellissima iniziativa, che è quella di incontrare gli studenti, ma di invitare loro stessi, attraverso dei piccoli finanziamenti che hanno trovato loro, delle personalità che ogni anno cambiano. In quest'anno, questo ciclo, ci saranno 6 incontri e dopo adesso loro vi diranno bene, io vi annuncio solo perché voglio che capiate anche un pochino come sono stati i soggetti che loro hanno scelto, gli obiettivi che si sono posti e soprattutto appunto la tematica, tra virgolette, un po' filosofica, un po' concettuale, un po' che muove gli studenti stessi e in particolare questi ragazzi che compongono appunto l'associazione. Mi hanno detto una bellissima cosa, io ovviamente sapete che sono qua, ma qua non mi rivolgo ai vecchioni ma ai giovani, io rappresento appunto sono il responsabile, l'interfaccia tra gli studenti e l'Accademia, per cui sono la persona che conosce meglio di tutti voi, o che perlomeno con i quali ho rapporti molto vicini, molto stretti, molto, anche molto personali. E allora appunto i ragazzi del primo anno sanno che devono eventualmente rivolgersi a me o venire da me per eventuali problemi personali di tantissime natura, può essere natura didattica, scientifica, economica e tutte queste cose qua. Allora questi sono fatti più privati che io ho quotidianamente in incontri con voi. Dicevo, presento questa associazione perché mi piace molto la formazione che hanno quest'anno questi ragazzi, perché si sono posti un obiettivo molto importante, che è quello di dire: ogni anno fino adesso le varie associazioni nascevano e chiudevano con questo gruppo di studenti che era sicuramente attivo, sicuramente efficace, sicuramente anche che ha portato risultati. Loro invece hanno fatto un po' di più e vogliono, perlomeno si prefiggono di fare un po' di più. Vorrebbero che questa associazione, che questo metodo di approccio e metodologico, proprio di usare la parola associazione, di conseguenza questo gruppo di intraprendenti studenti, si protraesse, cioè andasse, si allungasse oltre la loro temporalità di un anno o di due anni che stanno qua, ma anche dopo, quando non ci sono più, in modo che vuol dire che l'associazione prosegue un suo fil rouge, un suo schema che viene portato avanti da altri studenti, perché negli anni successivi questi ragazzi appunto continueranno questo concetto, questa idea, questi obiettivi, questa filosofia che si sono posti, che hanno in qualche modo costruito questa associazione di ragazzi, cioè che compongono l'associazione di quest'anno. Dopo ovviamente mi hanno invitato per raccontare, perché voi sapete, se non sapete lo dico ancora, io sono, come posso dire, la persona un po' più vecchia che ha vissuto proprio la nascita di questa scuola. Io, essendo stato collaboratore dell'architetto Botta, quando l'architetto Botta è stato invitato, anzi sollecitato, a formare questa scuola, a fare questa scuola, a pensare a un'università, io lavoravo, perché sono stato docente a Venezia, io sono veneziano e padovano e insegnavo all'Istituto di Architettura di Venezia, però collaboravo con l'architetto Botta, il quale mi ha chiesto di pensare ad una scuola assieme a lui. Allora, la parte diciamo più didattico-metodologica, scientifica, gliela proponevo io al Mario, in modo tale che dopo veniva, come dire, ritagliato, ma questo ve lo racconto più tardi, insomma non è che sia così importante, però è per dirvi che io sono stato invitato da loro perché vogliono anche così che io racconti un pochino, per chi ancora non è a conoscenza, come nasce la scuola, come è nata questa scuola, e allora dopo vi racconterò brevemente, senza essere pedante e palloso, però vi racconto un pochino la nascita di questa bellissima scuola, soprattutto mentale, come istituzione mentale. Dopo purtroppo la scuola prende anche delle
deviazioni e come i bambini piccoli fanno le cose che non devono, cioè pestano l'acqua quando invece bisogna camminare sul passaggio normale, asciutto, eccetera, eccetera. Cioè, come tutte le cose, avvengono anche delle delle cose non precise, non ben definite, ma questo è un altro argomento che dopo vi racconterò. Allora, adesso i ragazzi, appunto Lucas, Guido, Federico, io lo conosco per cognome Guerra, ma non mi ricordo più, la Elena, Jacopo, qua ne vedo tanti, il sassofonista che non mi ricordo più, Ruggero, bravo, ma Alberto, ecco, e anche lei la conosce per cognome, Michele, esatto, e Alessandro, ecco, ma che forse gli ho citato, e no, il barbudo, non mi ricordo più, e Matteo, ecco, che vi presenteranno proprio questa organizzazione che mi interessa molto, che è quella dell'Accademia, dell'Associazione Studenti all'interno di questa scuola. Quasi sempre li faremo qua, spero, perché io non apro parentesi polemiche, ma ci sono un po' di difficoltà a fare queste cose perché sono successe cose poco piacevoli, allora io devo anche fare un po' da filtro, e voi mi conoscete appunto, e sono un po', come posso dire, faccio il diplomatico, non credo tanto, ma insomma, cioè mi vendo un pochino per poter far coesistere, cioè per poter far funzionare questo incontro qui, perché in questo posto, in effetti, è vero, voi vi sentite un pochino più a vostro agio, il Canavè è un bellissimo palazzo tecnologico, eccetera, ma è forse un po' più freddo, un pochino più asettico, un pochino più tiene le distanze. Questo invece è un edificio un po' più antiquato, perché è dell'Ottocento, ma poi è un edificio che probabilmente tutti, proprio perché siete stati al primo anno, vi siete affezionati a questo posto, e io lo capisco, e tornate qua, a me fa molto piacere, anche così vedo tutti, vi vedo lo stesso, ma adesso vi vedo anche tanti dei terzo, quarto, quinto anno. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Questo è il primo martedì di diversi martedì di OSAN che vorremmo organizzare durante quest'anno accademico. L'idea è che ogni martedì ci sarà uno spazio per gli studenti, uno spazio per creare dibattito, a un appuntamento fisso dove non solo si parla a livello concettuale, d'architettura, si creano diverse domande tra di noi, ma anche per parlare dell'Accademia in sé, conoscerci, visto che a volte siamo un po' staccati in Accademia, per riuscire a creare un simposio, diciamo, un posto di unione tra studenti. E OSA è la nuova immagine dell'Associazione Studenti. L'associazione rimane la stessa, ma volevamo creare una nuova immagine, perché per due motivi. Il primo, l'ho già detto, che è creare questa unione. Il secondo, stiamo lavorando molto, dedicando molto del nostro tempo, per riuscire a fare un'associazione che duri nel tempo, come ha già anticipato il professore. In modo che questo, perché gli individui non fanno un'associazione, sono gli studenti che ci fanno. I nomi che ci sono dentro non sono importanti, quello che conta è l'attività e quell'unione che ci sarà tra di noi. E per essere sicuri o provare che questa associazione funzioni, abbiamo preso delle misure. Una delle misure è che ogni anno i ruoli cambieranno, in modo che garantiamo che ogni anno entrino dei nuovi membri. Il presidente dovrà cambiare, e in modo che quelli che abbiamo già lavorato nell'associazione, nel momento in cui lasciamo, per esempio come presidente o come vicepresidente, saremo ancora in accademia, così i nuovi membri hanno un punto di riferimento. E noi comunque, anche se non facciamo parte... Abbiamo molta voce in capitolo, nel senso che adesso stiamo organizzando qualche conferenza, forse molto molto interessante, non possiamo anticiparvi di più. Però ci siamo accorti anche come studenti, e basta, semplici studenti, futuri architetti, in realtà anche grandi studi sono interessati a venire a parlare con noi o comunque a tenerci in considerazione. Quindi noi siamo alla fine un gruppo importante per anche l'aspetto logistico, però se qualcuno di voi è interessato a proporre qualcosa, venite alle riunioni, proponete, perché non vogliamo che sia una specie di elite all'interno dell'Accademia, anzi dovrebbe essere il contrario. A questo proposito è importante sottolineare il ruolo dei rappresentanti, che fino ad oggi o comunque spesso viene sottovalutato. Dovete rendervi conto che in realtà
I rappresentanti degli studenti hanno la possibilità di partecipare anche a riunioni che vengono fatte anche con il direttore dell'Accademia, quindi comunque hanno in un certo senso la possibilità di esprimere cosa va e cosa non va. Se nessuno si assume la responsabilità o comunque ha la grinta per poter fare questa cosa qui, per poter dire che cosa c'è che va e non va, alla fine non cambierà niente. E se alla fine si dice va a Mendrisio, però c'è la difficoltà per organizzare la conferenza, non si può fare l'aperitivo con la musica fino a tardi, perché bisogna chiederlo 2 settimane prima, se nessuno dice niente, nessuno attivo, non succede niente. Alla fine quello che noi interessa è che passi un po' questo messaggio, ma che sia reale. E anche se uno è del primo anno, venga adesso in associazione senza alcun problema. Quindi settimana prossima vorremmo organizzare una, vogliamo chiamare chi è interessato a essere rappresentante, esatto. Faremo un incontro dove si spiegherà, noi che abbiamo già passato questo, quale sarà il ruolo. Il ruolo del rappresentante, quindi che cosa, che cosa deve fare il rappresentante, non è semplicemente mandare un'email al professore per dire di aumentare i posti, anche se è importante, perché altrimenti se non si manda quell'email i posti non vengono aumentati per i corsi. È corretto avere dei posti limitati per certi corsi che ci interessano? Forse no. Forse no, allora questa cosa va detta, ma non può essere una cosa che si limita adesso a questa prima presentazione, è una cosa che deve andare avanti, e se non c'è un interesse da parte di tutti non cambierà mai niente qua dentro. La cosa incredibile è che veramente ci ascoltano come associazione, e sarebbe veramente bello che anche fra un 4, 5, 6 anni si possa veramente dire che l'associazione studenti di Mendrisio è attiva, ma allora dobbiamo distruggere certi impedimenti che sono fissi per adesso, perché non funziona, che abbiamo un sacco di difficoltà logistiche per organizzare un semplice incontro. Non è possibile, bisogna richiedere spazi, cioè è quello che alla fine è un'associazione studente, non deve essere una cosa limitata a un gruppo di persone, questo a noi non interessa. E è per questo che vogliamo che continui, e speriamo che la prossima volta ci siano tanti interessati che vengono da noi. Quindi settimana prossima dovete esserci tutti per l'elezione dei rappresentanti. Speriamo che ci siano persone che si propongano, che spieghino perché vogliono fare rappresentanti, e dopodiché magari potremo lasciare, non so, una giornata di pensiero per pensare chi potrebbe essere la persona che vi rappresenta meglio, ma in realtà la persona che vi rappresenta meglio è la persona più, cioè chi si lancia di più probabilmente, non è che c'è una persona più adatta di un'altra. Quindi vi manderemo un'email e vi prego di esserci tutti, perché è un momento importante e speriamo anche di cambiamento. I rappresentanti degli studenti, la Elena ha parlato benissimo, dopo commento io, ma non adesso. I rappresentanti degli studenti però non ha detto una cosa importante, devono essere uno per anno, per cui primo anno voglio un rappresentante, secondo anno. Sì, non funziona. Due. Cioè per ogni anno però, ecco, è importante che capiate che ogni anno deve avere il rappresentante. Non uno solo per tutti gli studenti, capite? Perché ogni anno ha delle caratteristiche e delle richieste specifiche. Ecco, questa settimana vi manderemo un'email con scritto i dettagli sull'incontro, dove succederà, così potete essere al corrente. Organizzando ancora una petizione per la questione del bar, cioè tante cose. Quindi se siete attivi magari si riesce a cambiare qualcosa, magari la piadina non la paghiamo così tanto per avere un... Un'ultima cosa molto importante, purtroppo l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi, quando abbiamo organizzato aperitivi c'era gente che beveva di più, o per semplice un cretino va a spaccare i modelli, va a spaccare bottiglie, e questo ci mette solo in problemi a noi, perché alla fine siamo noi che prendiamo la responsabilità, e lui all'accademia, nella direzione, dice se i vostri eventi sono fatti per far casino non si fanno più. Quindi a tutti vi chiediamo l'aiuto, per favore comportatevi, divertiamoci insieme, ma senza far casino. Se vedete qualcuno che inizia a fare il cretino, fermatelo per piacere. Perfetto, io invece voglio dire solo 2 cose riguardo il tema. Quest'anno trattiamo un tema annuale, che è architettare io la tradizione. Abbiamo fatto passare dei testi, dove c'è un po' il nostro fil rouge per quest'anno. L'idea è che noi ogni martedì terremo e creeremo qualcosa, possono essere delle conferenze, come un ciclo di cineforum che adesso vi manderemo per mail i titoli dei film, come stiamo pensando anche a delle lezioni parallele organizzate da noi studenti riguardo diverse cose. Quindi cerchiamo sempre di essere attivi, di esservi vicini.
Quest'anno per l'appunto il tema è architettare io la tradizione, il nostro intento, voglia e la speranza è quella di riuscire a investigare questo tema dell'architettare, cioè del fare creativo, della creazione. Quindi chiameremo diversi personaggi appartenenti a questa sfera, che non sono soltanto architetti, però. Quindi inviteremo cuochi, inviteremo designer, giornalisti, anche degli architetti, perché ovviamente all'interno di questa sfera ci sono anche gli architetti. Però la nostra idea è quella di domandarci all'interno di questa sfera della creazione quale sia il rapporto tra un po' il talento individuale e la tradizione. È ancora possibile oggi parlare di tradizione? Questa è la domanda che faremo più o meno a tutti. L'idea nostra delle conferenze è di fare delle domande, quindi noi veicoleremo la conversazione con il nostro ospite con un set di domande e poi ovviamente c'è la voglia anche da parte vostra, ci deve essere, di essere più una sorta di symposium più che una mera conferenza dove viene l'ospite e ci parla. Quindi questo è un po' il nostro augurio. Poi cos'altro da dire? Un'ultima cosa è il gabbiotto. Il gabbiotto è uno spazio che ci ha dato l'Accademia, l'Associazione. Ma l'idea è anche questo, non è che sia uno spazio dove noi dell'associazione andiamo, è uno spazio che al più possibile apriremo. Chi vuole venire a leggere un libro, a bersi un caffè, a ascoltare un po' di musica, a sdraiarsi sul divano, quando è aperto siete benvenuti. È uno spazio per tutti. Sì, aperto a tutti, non solo a noi dell'associazione. E per concludere, quindi abbiamo voluto iniziare questa prima conferenza proprio su anche il tema dell'architettare, domandandoci come si crea una scuola di architettura. E chi meglio di Gabriele Cappellato poteva venirci a raccontare come nasce una scuola di architettura. Quindi adesso io e noi lasciamo la parola al professore, poi se ci sono domande, ci devono essere, facciamole. Infatti io parlerò poco, vi racconto, però chiaramente vi do degli spunti per capire un pochino come è nata questa scuola, però dopo dovete voi fare un po' di domande, perché io non sono qua per fare nessuna lezione ex cattedra, nessuna grande comunicazione intellettuale. Vi racconto solo come è nata la scuola. Mi preme però dirvi, che ha detto bene la Elena, appunto partecipate a questa associazione, perché partecipare vuol dire proprio anche diventare un pochino più vivaci all'interno della scuola e di conseguenza lasciare una traccia, perché lo studente non può essere proprio completamente trasparente e fare i propri esami, stare bene qua dentro e basta, perché il vivere anche questo momento e l'ambiente stesso di questo borgo di Mendrisio, di questa piccola città di Mendrisio, vi permette ancora di più di essere così legati. Dopo certo che posso anche capire, perché con voi parlo, per cui c'è chi si annoia, chi vuole vivere una vita più metropolitana, però è anche una scelta che voi avete fatto di venire in questa scuola e allora dovete anche accettare limiti, se vogliamo chiamarli limiti, che quelli di essere in un piccolo paese, in un piccolo borgo. Però ci sono anche tanti lati positivi, per cui dovete un pochino anche costruirveli, un pochino anche proprio rendervi voi generosi e di conseguenza mettervi in relazione. Però la vostra, come ha detto la Elena, la vostra voce è ascoltata molto, perché ve lo dico io, perché sento con i professori, sento con la direzione, la vostra voce è ascoltata, se però è una voce che ha sostanza, che ha radice non epidermica, non superficiale, deve essere una cosa, nascita di un'università di architettura, perché la parola era proprio questa, è ancora precedente, ancora del 82-81, e ne raccontava il Mario, e anche qualche volta in precedenza. Qui c'era una persona lungimirante di Mendrisio, di Lugano, ma che aveva a casa Mendrisio, che si chiamava Giuseppe Buffi, che era un consigliere di Stato molto bravo, molto lungimirante, che è morto anche prematuramente, però è stato uno dei cardini a livello politico della nascita di una università in Ticino. Voi sapete che il Ticino, se non lo sapete adesso lo dico, il Ticino è una regione a sud della Svizzera e di conseguenza è più mediterranea ed è, come tutte le regioni a sud, ha ancora difficoltà proprio a livello economico, a livello di offerte culturali eccetera, per cui un'università in Ticino voleva dire anche diventare importanti, essere ascoltati nel cantone e non solo nel cantone, nella confederazione, proprio perché
la Confederazione dava dei sussidi, dava cioè degli, dei aiuti economici al cantone, proprio perché il cantone offriva cultura, era produttore di cultura. È chiaro che il Ticino appunto può avere questa opportunità. Alvotta, che è la persona rappresentativa, che non sto a raccontare, ma che è la persona rappresentativa del Ticino internazionalmente conosciuto, gli viene chiesto proprio da Giuseppe Buffi di interessarsi di un'università. E allora lì nell'86, quando io ero assistente, mi citava già questa opportunità e mi diceva: pensaci un po' anche tu, Gabriele, però tu sei a Venezia, devi trasferirti, devi venire in Ticino e pensarci, eccetera. Allora abbiamo cominciato un pochino prima a distanza, poi quando ci vedevamo per questi assistentati che lui faceva, perché insegnava in, ha fatto un po' di insegnamento a Venezia, ha fatto un po' di insegnamento non all'università, però in una in un centro culturale che lui era, a cui lui teneva molto, che è il centro di studi Andrea Palladio a Vicenza. Lui è stato molto attivo negli anni 80 in questo, perché lì c'era anche un suo professore, un suo vecchio maestro, che si chiama Giuseppe Mazzariol, che è un professore di storia dell'arte e di architettura e che è stato il suo correlatore di laurea assieme a Carlo Scappa. Allora questa, vedete, tutti questi incastri stimolano l'architetto Botta a frequentare Vicenza, a accettare questi corsi, mi incontra, e tutti questi telai, queste tessiture creano poi queste opportunità di scambi e di dire: sì, sto facendo questa scuola, Gabriele, pensaci, vedi come è fatta Venezia, poi informati. E io ho cominciato lì a studiare proprio come può essere un piano di studi, che vuol dire non solo le materie, non solo invitare i professori, ma capire anche l'importanza che possono avere determinate discipline rispetto ad altre e quali sono queste discipline. Per cui è iniziato un po' così ed è andato avanti fino al 91, anche perché nel frattempo Botta ovviamente si interessava della parte più forte, che era quella economica, che era quella politica, quella di far accettare, di far passare questa proposta, perché capite che poi è una proposta che diventa nello Stato, così la Confederazione, e non è che tutti sono lì a aspettare che il Ticino diventi culturalmente, assuma un altro ruolo, ovvero possa avere delle università all'interno del proprio territorio, perché vuol dire anche mettersi in competizioni con quelle che già esistono. Zurigo, parlo di architettura sempre, Losanna, e poi allora c'era anche Ginevra. Ecco che allora questo diventa un pochino una cosa fastidiosa. Però nel corso del tempo queste cose poi si sono un po' appianate, finché appunto abbiamo cominciato a renderci più fattivi e di conseguenza più concreti intorno al 1993-94, perché nel 95-96 è stato il primo anno. Io vi ho portato solo per farvi vedere, ma non... questa è la conferenza stampa dell'apertura della scuola, 1995, 15 aprile, dove vedete, questo è il primo piano degli studi, che era un piano fatto così, vedete, tutto a libretto, cioè tutto come, ecco, che veniva chiamato allora Leporello, così si può anche chiamare, perché è un sistema davanti e dietro dove c'è la lettura di tutto il piano degli studi. E su questo piano degli studi appunto ero intervenuto ovviamente io con i suggerimenti e con le conoscenze che mi ero fatto in quegli anni, e poi attraverso anche vari docenti. Infatti la scuola inizia con professori, con personalità di grandissimo rilievo, che erano conoscenze che aveva Mario Botta, che avevo io, che avevano anche altre persone del Ticino. Però capite che la scuola, quando nasce, e nasce un pochino così, nasce come fosse quasi un discorso al bar, per cui non è cioè dopo diventa scientifico, dopo diventa metodologico e ben costruito, però è come un'idea che nasce e che ha i suoi lati positivi e negativi, proprio perché in fondo è un po' come un'avventura, è come una scommessa. Infatti lo era proprio una scommessa. Mi ricordo che il Botta diceva sempre: questa è una scommessa, perché non so neanche se dura un anno, se dura un anno è già tanto, e dopo se dura due. E andava avanti così, proprio perché capiva anche lui, man mano che questo meccanismo, questo grande macchinario, questo elefante si mette in moto, perché capite anche voi che una scuola comporta tante cose, ha dato poi dei risultati molto, molto, molto forti. Allora dicevo, all'inizio sono stati chiamati professori molto famosi, ovviamente nel campo della filosofia, anzi
mi preme dirvi, capite che questa non è l'università di architettura, ma si chiama Accademia di Architettura. La parola non è casuale. Accademia, voi sapete che è come posso dire, lo spazio preposto per la formazione degli artisti. Ecco, poi l'artista, intorno alla metà del Cinquecento, che è un esecutore manuale di bottega e anche artigiano, passa, diciamo, assume un altro ruolo, assume un ruolo più scientifico, più tecnico e anche più umanistico. Ecco, questa unione dell'umanesimo, dell'umanistica con la tecnologia, con la tecnica, era proprio quello che noi, che l'architetto Botta si prefiggeva per far avere questa scuola, dare a questa scuola uno spazio particolare. Perché voi capite anche che a 70 km, neanche, anzi a 50-60 km da qui, abbiamo Milano con il Politecnico, che è una scuola ottocentesca, quindi potente, forte, e a 250 km abbiamo un altro Politecnico, Zurigo, potentissimo, fortissimo, di grandissima tradizione, veramente una scuola con i fiocchi. Capite? Ecco, allora l'Accademia non può mettersi in relazione con queste scuole. Poi avevamo Losanna, altro Politecnico ancora. Capite? Cioè, non si poteva, perché voleva dire nascere morti. Allora bisognava trovare una nicchia, uno spazio speciale. E qual era lo spazio speciale? Chiamarsi Accademia, formare questo piano di studi umanistico, tecnico, però non troppo tecnico, perché ci sono già i politecnici, allora tecnico ma non troppo, con appunto la presenza della filosofia, della storia dell'arte, della fotografia, della scenografia, di tante altre materie che allora è della grafica, per esempio, allora abbiamo iniziato proprio con la grafica, con un grande grafico ticinese che si chiama Bruno Monguzzi, per esempio, che era professore qua e che aveva in qualche modo ideato questo elemento che si apre, questa specie di nastro che è il leporello. Ecco, cioè, capite che l'Accademia nasce in questo modo e nasce sempre un po' come scommessa, poi entra ovviamente, prima dell'inizio, ovviamente la presenza di Aurelio Galfetti, che è all'interno del gruppo del Ticino, adesso voi capite, ci sono Mario Botta, che è l'architetto più internazionale e più famoso, poi c'è appunto Galfetti, che è un signore che ormai adesso ha una certa età, ma che è un architetto di grande sensibilità, di grande qualità, di grande capacità, Snozzi, Luigi Snozzi, altro architetto famoso anche questo internazionalmente, e Livio Vacchini. Questi sono i quattro, diciamo, architetti che in qualche modo poi è stato anche un po' romanzato, scritto La scuola del Ticino. Loro non hanno mai creduto in questo, perché ha ragione, perché non è che sia la scuola del Ticino, ognuno di loro ha una propria poetica, ognuno di loro ha un proprio obiettivo, ognuno di loro aveva una propria sensibilità e anche un modo di pensare, per cui voi capite che la scuola invece deve avere anche degli obiettivi comuni, degli elementi che la portano in una certa direzione. Però questi erano gli architetti riconosciuti e poi con tanti altri anche assumere questo ruolo di direttore, primo direttore dell'Accademia. E inizia appunto nel 95-96, inizia a fare questa direzione, e ovviamente la scuola, allora non essendo molto conosciuta, non ha tanti studenti, abbiamo dovuto darci da fare, perché capite anche voi, però ne avevamo 75, il primo anno era 75, c'erano un po' di ticinesi, un po' di svizzeri tedeschi e svizzeri francesi, due svizzeri francesi, quattro svizzeri tedeschi, un grigionese, e ovviamente molti italiani, quindi, essendo al limite, alla frontiera, alla dogana italiana, c'erano questi italiani. Con quattro borsisti, due dell'università di Tucumán in Argentina, dove Mario Botta, essendo stato a fare una conferenza, ha fatto pubblicità della scuola e ha chiesto due borsisti, due ragazzi che potessero essere interessati, ma soprattutto anche capaci a intraprendere questa avventura, e due invece in Romania, perché essendo stato a Bucarest lo stesso a fare un'altra conferenza, ha anche lì catturato, ovviamente con il rettore, con il preside della facoltà, catturato, si è fatto dare due studenti che ovviamente, essendo in borsa di studio, non pagavano, ma erano studenti meritevoli. Contemporaneamente a questa nascita, anzi non nascita perché ancora non comincia, però a questo movimento che si sta come bollendo in pentola, devo dire, e io qua da italiano sono rimasto con gli occhi sbarrati, sono stati molto sensibili tutte le persone, non solo di Mendrisio, che vi racconto perché siamo a Mendrisio, ma anche
di Lugano, cioè voglio dire, i ticinesi hanno sentito in maniera molto forte nel loro cuore questa grande opportunità e l'hanno colta al volo e si è formato un'associazione amici dell'Accademia che tuttora esiste e che dà borse di studio proprio agli studenti meritevoli. In Italia, io dico in Italia perché ovviamente avendo anche l'esperienza italiana, essendo stato professore lì, in Italia bisogna andare a tirare la giacca, non è che non vogliono, perché anche gli italiani poi lo danno, sono generosi, però non sono così attenti, invece qui mi ha stupito moltissimo, perché proprio vivevano da vicino, volevano sapere chi erano gli studenti che si iscrivevano, quali erano i bisognosi, come si poteva fare, cioè ho trovato grande, grande fermento, grande generosità, proprio a livello non tanto economico, generosità di mente, di idea, di intelletto. Ecco, questo è... E ovviamente la scuola, ripeto, è nata un po' così, è nata proprio per entusiasmo, per volontà certo politica, però per entusiasmo, sfruttando chiaramente il Mario Botta che in quel momento era il personaggio trainante, era un po' il cuore dell'Accademia, come un po' lo è anche adesso, anche se lo vedete meno, però io telefono tutti i giorni, capite? Lui vuol sapere tutto, stamattina alle 7:15, io ero qua con lui a bla 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 fare il resoconto, capito? Questo signore qua non è tanto facile, ti mangia il collo, ti salta addosso, cioè per dire che ci tiene moltissimo, voi non lo vedete ma ci tiene molto ed è vive da vicino queste cose. E questo è anche bello, perché vuol dire che questa persona così famosa, così importante, riesce anche a trovare un po' di spazio nella sua giornata attraverso questo modo di fare, che è sicuramente non solo vincente ma anche efficace. Per cui la scuola nasce con professori, dicevo, molto famosi. C'era allora, voi forse, anzi voi non dicono niente perché siete tutti giovanissimi, c'era in storia dell'architettura, c'era un certo un inglese che si chiamava William Curtis, che trovate i libri se voi andate in biblioteca. William Curtis è un importante critico storico inglese, ma c'era anche Francesco Dalcò, c'era anche Leonardo Benevol, che è stato il professore di Mario Botta. Questo signore qua era già antico quando è venuto qua, mi ricordo, nel 95, non so, aveva tantissimi anni allora, per cui, ma un professore illuminato, bravissimo, che ha scritto tantissimi libri, però che ancora si è messo come in gioco, accettando questa sfida che Botta è riuscito a sollecitare in lui. E poi è venuto Cacciari, che era il filosofo, che voi conoscerete sicuramente, comunque è un filosofo molto, molto affermato, molto importante, assieme a questo professore che tuttora esiste, che è qua, nel senso che è il nostro professore attivo, che è Emery, che è un suo allievo. Nicola Emery è un allievo di Cacciari, io me lo ricordo a Venezia quando studiavo, e Cacciari è venuto e ha accettato appunto di fare come da apripista per la fascia che riguardava filosofia, e il Benevolo per la fascia che riguardava urbanistica, cioè la storia della città, il William Curtis e il Francesco Dalcò per la storia dell'architettura, Oliviero Toscani per la fotografia, e questo professor che vi dicevo io adesso, Bruno Monguzzi per la grafica, e avanti di questo passo posso citarvi veramente, qui è passato il Gotha, il fiorfiore dei grandi e dei famosi professori sia teorici sia di progettazione, cioè tantissimi sono venuti qua. Perché questo? Perché avevano capito che il fermento di questa idea, così un po' anche grezza, un po' scombussolata, cioè non ben organizzata, cioè l'organizzazione ha assunto man mano che la scuola ha cominciato, ma è sempre andata via un po' non male, però sicuramente non lineare, ecco, perché era fatta di entusiasmo, di generosità e anche di prove, come uno dicesse voglio saldare, unire questi due pezzi, ma non ho mai fatto questo, provo però vediamo cosa succede, però una volta il fuoco va troppo, poi va un po' di qua, capite che la situazione era un po' anche da avventura, da pionieri, erano pionieri, eravamo pionieri, però era molto forte ed è riuscita poi negli anni a formarsi una scuola, un'accademia, un centro, un istituto culturale così importante, perché poi tutto quello che vedete è anche frutto di quegli anni così un po', tra virgolette, familiari, un po' sconnessi. Ecco, questo è in breve la nascita di questa scuola. E questa scuola poi è venuta a Mendrisio perché noi avevamo cercato di farlo a Lugano, come c'è scienza della comunicazione, economia e altre facoltà. E invece a Lugano non abbiamo trovato degli spazi così grandi.
Io mi ricordo che sono andato a fare dei rilievi al Macello, in un altro piccolo edificio abbandonato. Sono andato a fare 2 o 3 rilievi per vedere se gli spazi potevano coesistere con una scuola di architettura in base a questo piccolo programma che ci eravamo fatto, ma neanche uno. Allora Botta, che abitava allora a Morbio Superiore, però era nativo di Mendrisio, diceva proviamo a Mendrisio. E mi ricordo abbiamo girato un po' di qua e di là, poi ha detto caspita, questo ex ospedale che era chiuso, questo è l'ideale, l'ideale. La Villa Argentina di fronte, chiusa, abbandonata anche quella, e devo dire anche qua vedete lungimirante il sindaco che tuttora è, che è Croci, Carlo Croci, ha capito, ha colto al balzo le cose, capito? È come un treno l'Accademia, è stata la nascita come un treno, siamo saliti nel momento giusto, perché sennò il treno passava e cadeva tutto, cioè nel senso è non... E nessuno la poteva rendere così, invece tutti hanno intuito queste cose. E allora anche il sindaco ha dato in gestione questi 2 stabili che voi vedete, che sono stati l'inizio della scuola. E poi la biblioteca è abusiva, lo dico subito. Mario Botta non ci vuole tanto, l'avete visto, non so se l'avete mai visto come disegno, è abilissimo e rapidissimo. L'ha disegnata in bar, al vignetta. Allora ci può fare la biblioteca, come facciamo la biblioteca? Dove la mettiamo? Possiamo metterla tra il nuovo ospedale, ma quello è lo spazio ed è il terreno dell'ospedale, me ne frego dell'ospedale, no? Vado io, ha disegnato la sua bella forma che avete visto qua, che ha vinto anche un premio del legno, perché vedete che è tutta in prefabbricati di legno, comunque l'ha disegnata velocissimo là, dopo l'ha data a un altro collaboratore che non vi ho citato, si chiama Peter Disch, che era un po' la persona, l'architetto ovviamente, bravissimo, è un allievo di Max Bill, bravissimo, ancora vivente ovviamente, ma che non c'è più perché appunto è vecchio abbastanza, però era la persona, era l'architetto che faceva come da logistica, nel senso che seguiva tutti gli apparati dei progetti, seguiva la sistemazione di questo edificio, perché questo edificio era un ex ospedale e l'architetto Carloni è stato chiamato per restaurarlo, per darlo, per renderlo una scuola, per cui per renderlo un po' più efficiente sotto l'aspetto didattico, scolastico, eccetera. Ecco, per cui c'erano tutte queste figure, queste persone, queste personalità molto interessanti, molto importanti, ma nello stesso tempo quotidiane, molto semplici, molto dirette, che volevano proprio concretamente, nato perché chi è che può dire ho fatto una scuola? Vi posso garantire che questa è l'ultima scuola nata nel mondo da ex novo. Le varie università di architettura si smembrano e formano altre università di architettura, ma questa è nata da niente, capite? Ed è l'unica in questi ultimi anni. Non ce n'è al mondo un'altra università. L'Accademia di Architettura è la scuola più giovane, cioè l'ultima nata da così, da niente, capite? Allora questo per me è un onore, sono stata una persona fortunata e mi ritengo veramente un eletto in questo, proprio perché è stata un'esperienza che io vi sto raccontando qua, mi piacerebbe, ma non voglio tenervi di più, è una cosa impressionante, spero che un giorno scriveremo con Mario Botta proprio un librettino su questa scuola, perché ho tantissimi aneddoti, tanti ve ne racconto uno solo così perché è simpatico. Allora io lavoravo, questo era chiuso e stavano restaurandolo, dietro a Villa Argentina c'è un altro edificetto piccolino che è dove adesso c'è l'ICUP, quello era un edificio che era la casa del custode del signor Bernasconi, che era l'uomo della Villa Argentina perché lui era andato in Argentina. In questo edificetto piccolo che è appunto la casa del custode lavoravo là, nel senso che scrivevo e preparavo diciamo materialmente il piano degli studi, i professori chi sono, sapete, per scegliere il professore non è che vai sull'elenco telefonico, bisogna fare una certa cernita, ragionarci, discuterlo eccetera, io portavo queste cose queste volte e poi si decideva lui insomma. Su questa casetta restavo là tutto il giorno da solo. C'era nessuno, ogni tanto arrivava questo Peter Disch che mi diceva quello che stava facendo, ma niente di più. Alla sera andavo via, sempre di
buio, andavo via la sera tardi, perché io, come avete capito, io ho sposato la Calabria, nel senso che io sto qua, mia moglie vive a Venezia e io sono qua, ma va benissimo così, questa è una scelta di vita, per dirlo, ma va benissimo, no, no, ma è per spiegarvi questo. Allora io qua cosa faccio? Mi piaceva, ero talmente preso da questo che resto qua e restavo qua fino a tempo lungo, fino a notte, cioè fino alle 9, 9:30. E una sera sono rimasto di stucco perché esco da questo posto buio, perché era tutto buio, allora non c'era ancora il canavè, capite, era tutto chiuso, era un parco chiuso. Esco con la mia borsetta e fatto un po' di metri, sento, fermo là, chi è lei? Non si giri. Insomma, era la polizia, perché qualcuno aveva detto che di sera passava sempre uno con la cartella. Chiesto qua con la cartella, nessuno sapeva che doveva nascere la scuola, nessuno sapeva niente. Il poliziotto col dire, lei non si muova, fermola, ho capito. Ma che io lavoro con Mario Botta, non mi interessa. E questo si avvicinava, sentivo il passo di che arrivava attraverso i sassi, finché mi dice, molti giù la cartella, cosa fa? E non potevo mai girare, mi dicevo di vederlo, si gira dall'altra parte, e questo era dietro di me e parlava, allora gli dico, guardi, io sono un architetto, bla 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 bla. Ma questo non aveva mai sentito all'accademia, che roba è. Allora, non credendo, ha telefonato. E allora ho detto, guarda, do il telefono di Mario Botta e chiami Mario Botta. Allora ha telefonato, ha chiamato il Mario Botta e Mario Botta gli ha spiegato velocemente. E vedete, fa un po' ridere sta storia. Però io ho preso anche paura, perché capite, tutto buio, polizia, si fermi, va, non si muova, non si giri, capite cosa faccio? E evidentemente qualcuno però aveva segnalato la mia presenza, che alla sera passava sto momento tutto nero, con la cartella, pensavo che fosse un bombaiolo, capite? Ecco, questo è uno dei tanti aneddoti simpatici, un po' ridicoli, ma per dirvi, per cui la scuola appartiene anche a queste cose qua. Io sono fermo qua perché sennò dobbiamo andare anche, dovete andare a mangiare, eccetera, eccetera. Se volete farmi qualche domanda, ma vi prego, siate attivi come studenti e non passivi, siate attivi. Perché io lo ero anche a Venezia, io lo ero proprio perché ha ragione lei. Essere attivi vuol dire anche partecipare alla vita dello studente. In questo caso voi, come tutti sapete, il periodo dello studente non è a vita. Ah, nel caso nostro 6 anni. In questi 6 anni lasciate qualcosa, lasciate una traccia di voi, lasciate qualcosa di voi. La scuola vi lo chiede, anche indirettamente. Per cui non è che siete proprio così dei fantasmi, ma siete delle persone attive. E vi garantisco io, la direzione della scuola, in particolare adesso che c'è il Mario Botta, è molto attenta a questo. È molto attenta a questo. Per cui partecipate con questi ragazzi, perché sono veramente bravi. Erano bravi anche gli altri. Ma questi qua adesso ho capito ancora di più e sono ancora più dentro con loro in tutta la loro filosofia del tempo, della temporalità e dell'architettura e della tradizione.